un albero piantato sul sito del cantiere per la realizzazione della discarica della Battaglina come segno di rinascita e di speranza. Un'iniziativa carica di significato, quella del direttore generale di Legambiente Nazionale Rossella Muroni, che è arrivata in Calabria e ha voluto visitare il luogo simbolo di una battaglia per la difesa dell'ambiente, combattuta insieme ai cittadini che sono stati protagonisti di una grande mobilitazione civica. Dopo aver piantato il primo albero, Legambiente attende ora il ripristino dei luoghi da parte della società Sirim, a seguito della pubblicazione del decreto con cui la Regione ha annullato l'autorizzazione alla realizzazione di un'isola ecologica, che in realtà sarebbe stata una delle più grandi discariche d'Europa. Questa mattina, con un atto simbolico, abbiamo voluto festeggiare la pubblicazione del decreto che sostanzialmente annulla la follia della discarica di Battaglina, un'impresa davvero incredibile che ha visto, grazie alla mobilitazione della Legambiente e dei comitati cittadini, una battaglia durissima per ripristinare anche, come dire, un senso di rispetto del territorio. Qui una discarica non ha senso continuare a costruire discariche. Tutta questa lunga vicenda racconta quanto poi sia fondamentale da parte dei cittadini informarsi, partecipare e mobilitare per difendere il patrimonio e il proprio territorio, e da questo punto di vista la Legambiente è riuscita ancora una volta ad essere utile a fianco alle popolazioni.